Il Principato di Monaco si prepara per il Gran Premio di Formula 1, uno dei più affascinanti dell'anno e che potrebbe dare alla Ferrari in crisi una possibilità di riscatto. A Indianapolis si prepara la 500 miglia del centenario, la gara che gli organizzatori hanno definito come la più importante gara della storia. Le qualifiche si sono già tenute nella giornata di domenica, con Alex Tagliani che si è aggiudicato la pole position. Il livello di competizione è altissimo. Hanno rischiato l'eliminazione dalla starting grid, composta da ben 33 vetture, nomi importanti come Marco Andretti, nipote del grande Mario, e Danica Patrick, qualificati in extremis. Il terzo luogo dove la leggenda dell'automobilismo è nata e cresciuta, l'autodromo di Monza, il tempio della velocità, per 7 giorni si trasforma nella città dei bambini con Bimbo. La manifestazione, giunta alla 3ª edizione, propone attività ludiche e creative per i più piccoli, dai laboratori sui giochi di luce, alla pittura, alla scrittura e l'arte, alle più dinamiche attività all'aria aperta. Al taglio del nastro, molto soddisfatto Dario Allievi, presidente della provincia di Monza e Brianza. Bimbo conferma come l'autodromo sia sempre più una struttura aperta al territorio e polifunzionale, ha dichiarato. Un ottimo biglietto da visita per la Brianza intera.